non so che viso avesse, neppure come si chiamava, perché io poi imito anche. Ma siamo in una situazione simile al rapimento Moro oppure no? Questa è la domanda che si pongono molti commentatori, intellettuali, editorialisti, per prendere la posizione sulla vicenda Cospito. È tutta una cosa che deve fare lo Stato, rieducare e non punire, beccaria. Ecco, vedi cosa succede con i fascisti al governo? Ci manca solo che tirino in ballo la lotta di classe e i rapporti di forza, dopodiché il tour nostalgico nella propria gioventù è completo. Proust diceva che quando si parla sempre di se stessi, ma ci sono alcuni casi, e questo è uno di quei casi, in cui l'effetto straniante si mostra con una tale evidenza da lasciare attonito. Davvero volete analizzare la vicenda Cospito con le stesse categorie del terrorismo degli anni di piombo? Davvero la gratificazione di tornare su argomenti sviscerati in ogni loro aspetto nel corso dei decenni passati è così forte da fare alzare gli occhi al cielo sognanti nel pensare a quando si era giovani e succedeva che un terrorista gambizzasse un dirigente di azienda in quanto simbolo del capitalismo? Davvero ritenete normale e adeguato utilizzare le stesse categorie novecentesche, senza considerare che nel frattempo è cambiato tutto e talmente tanto profondamente da necessitare una completa ridefinizione dei termini della questione? Oggi il terrorismo è di matrice islamica e ha caratteristiche di minaccia globale. Pertanto, giudicare una persona che compie un atto terroristico di derivazione ottocentesca, passato attraverso la fase finale del comunismo armato degli anni 70 del Novecento, spetta solo a un tribunale. Il clima sociale non c'entra proprio niente. Sia il gesto che ha portato in carcere Cospito, sia la sua protesta contro il regime di carcere duro provengono direttamente dai secoli passati. Gli artisti che lanciano appelli per la liberazione dell'anarchico, come nel 1848, gli accademici che, nel classico slancio a scavalcare, addirittura chiedono la grazia per uno che ha sparato a uno sconosciuto per motivi ideologici, lo sciame di coloro che concludono inesorabilmente che la colpa è del governo, forse perché è il momento giusto per fare uno sciopero della fame alla Bobby Sands, è proprio quando al governo ci sono fascisti, allestiscono una fiera del vintage che non rende onore né ad Alfredo Cospito né ai sempre meno numerosi lettori del giornale. Trattare un anarchico che fa lo sciopero della fame in carcere per protestare contro il concetto stesso di Stato, senza fare la benché minima riflessione sul fatto che ogni posizione anarchica oggi deve confrontarsi con l'implementazione della biopolitica, significa fraintendere radicalmente la questione. Nel mondo in cui il sistema bancario sta lanciando la funzione di rilevamento delle emissioni di CO2 in rapporto agli acquisti fatti con la carta di credito. Nel mondo delle crescenti spinte a eliminare il contante. Questo è il mondo nel quale collocare il senso e l'attualità di azioni che si rifanno all'idea anarchica. E se Cospito pensa di vivere nel 1848 o magari nel 1978, assecondarne l'errore per superficialità o per opportunismo da quattro soldi, magari solo per mettere in difficoltà il governo prima delle regionali, è la peggiore delle scelte. Alfredo Cospito, con il suo sciopero della fame e la sua protesta contro il 41 bis, ci obbliga innanzitutto a chiederci che senso abbia tale gesto oggi, quanto possa effettivamente incidere contro le ingiustizie e se si ponga in continuità con un mondo che c'è ancora o al contrario un surreale anacronismo nei confronti di un mondo che esiste solo nei ricordi di chi non sa invecchiare.